oltre 600 e-bikers al via in una splendida giornata di sole per la prima edizione della Montel Bike a Volpago del Montello in provincia di Treviso. A sfidarsi sui 47 km e 1200 metri di dislivello sui caratteristici saliscendi del Montello, tra gli altri Filippo Fontana del team Carabinieri e Nadir Colledani del team Santa Cruz. Partenza alle ore 9:30 e già nella prima salita si avvantaggia la coppia Colledani-Fontana, seguita a circa 2 minuti da un terzetto composto da Capoia e Zavan del team Sogno Veneto e Bernardi del team Trinks. Nella seconda parte di gara Fontana viene rallentato da problemi fisici e dal comando passa un terzetto composto da Zavan, Colledani e Capoia, seguite a qualche minuto di distanza da Bernardi e Fontana. Il primo a presentarsi sul traguardo di Volpago del Montello è Nadir Colledani, che vince la prima edizione della Montel Bike con il tempo di 1 ora 49 minuti e 06 secondi, seguito a 40 secondi da Alberto Capoia del team Sogno Veneto. Terzo gradino del podio per Filippo Fontana del team Carabinieri Olimpia Vittoria, staccato di 1 minuto e 42 secondi dal vincitore. In campo femminile, gara dominata da Giorgia Marchetta del team Trinks, in testa dal primo all'ultimo metro di gara. Nella lotta per la seconda posizione, Maria Zarantonello del team Damil ha superato nella salita finale Astrid Miola del team El Corridor, giungendo nell'ordine.